Ciao ragazzi, eccomi qua. Un saluto da Carmidiolo. Allora, altro episodio su Kingdom Hearts, ragazzi. Ancora Kingdom Hearts. Stavolta siamo su Kingdom Hearts 3. Boss e boss segreti. Ora faremo il boss segreto di Kingdom Hearts 3 e a breve potrei fare quello, il boss finale di Kingdom Hearts 2 e Kingdom Hearts 1 contro Anzem e Xemas. Forse anche quello di Xehanort, anche se quello di Xehanort è un po' troppo lungo, ma vedrò cosa portare. Comunque, prima di prima di fare il boss, che è abbastanza complicato, dannatamente complicato, cioè non è complicato, diciamo che è un po' bastardello il boss, però non è difficile. No, non è difficile, basta andare a livello 100 e riuscite a batterlo senza problemi. Preferito, ok, perfetto. Ok, avevo migliorato di più. Ecco qua, Sora, Paperino e Pippo. Purtroppo la battaglia sarà contro Dark Inferno, dove non ci saranno Paperino e Pippo. Comunque, prima di fare il boss, vi consiglio di mettere Mega Pozione e Mega Pozione. Elissir, vediamo un po' se lo teniamo. Sì, l'Elissir lo teniamo. Metterei allora Elissir qui. E mettiamoci anche un mega elixir. Beh, però elixir, ok, perfetto, può andare bene. Posso fare comunque, ragazzi, vi avverto, è difficile, ma a differenza, però se lo mettiamo in confronto con gli altri boss di Kingdom Hearts, se, de, de, i boss segreti, insomma, è un po' più facile, però basta andare a livello 100 e lo massacrate definitivamente. Cioè, adesso sono allo 99, come potete ben vedere. Facciamo sto boss, niente, pronto. Sì, ragazzi, vi avverto, è complicato, però se fate a livello 100 non sarà così complicato. Io l'ho massacrato a livello 100, io l'ho battuto. Ci ho messo un sacco, ragazzi, non potete credere. A livello, io ero a livello 70 e ce l'ho fatta, però dopo 50.000 tentativi. Adesso io ho 99, la prima volta che ci ho provato a livello 99 l'ho battuto senza problemi. Lo possiamo definitivamente massacrare. Ecco, possiamo vedere che possiamo levare tutto. Vabbè, visto che la difesa non è molto alta la difesa. Poi abbiamo l'ultima weapon che comunque è quello che è il Keyblade, che può più dare tutti quanti. Ecco, infatti, ci sta facendo tutto quello brutto pezzo di merda. No, aia. Cominciamo proprio bene. Ma se comunque a livello critico state certi che sarà molto più complicato, mi togli più vita. Non gli sto facendo niente, cioè gli sto togliendo vita, ma non subisce danni, non sente dolore, non sente proprio niente. Allora, devo aspettare che attacca. Ecco. Quando smette. Questo non posso attaccarlo. Porca pazza. Cazzo, vedo tanto che non gioco a Kingdom Hearts 3. Porca pupazza, quindi. Cioè, vabbè, i tasti sono quelli alla fine, però qualcosa cavolo, qui, fusione ultima, fusione ultima, ragazzi, così gli togliamo un sacco di quella vita, un po', vedete quanta vita che abbiamo tolto, guardate ragazzi, mamma mia, quanta vita, guardate quanta vita gli stiamo togliendo, parabim, parabam, parabum, mamma mia, incredibile, non ci posso credere. Non ci posso veramente credere, cioè lo stiamo massacrando a questo pezzo di merda. Allora, l'epilogo non lo facciamo adesso, ancora no. Cazzo, l'epilogo, vado a finire. Bene. Oggetti, ci curiamo giusto per. Comunque, siccome adesso è tutto rosso, vedete che c'è l'aura rossa, purtroppo non possiamo colpirlo con le magie e col vampa reale, che sarebbero i legami, perché non fa effetto e non toglie niente. Purtroppo dobbiamo colpirlo soltanto a colpi di Keyblade, ma a livello 100 siete sempre sicuri che... Oh merda. Ah, dobbiamo soltanto... No! Vabbè. Dobbiamo contrattaccare. Merda. È troppo figlio di puttana questa parte qua. Ok,
Sto pezzo di merda. Cioè, ce l'abbiamo quasi fatta, più o meno. Però qui evitiamo di deconcentrarci, perché sennò potrebbe essere un problema. Crepa. Aspetta, voglio finire con l'epilogo. Vabbè, questo video mi sa che può finire qua. Ho battuto Dark Inferno, non ci posso assolutamente credere. Cioè, vabbè, è che non posso dire non ci posso credere. L'ho battuto senza problemi, a parte perché l'avevo scelto. Lo massacro, veramente, veramente, lo massacro. Questo, diciamo, è quasi un video tutorial su come ammazzare, come massacrare. Sapete che vi dico, lo faccio un'altra volta. No, perché siccome lui, questo boss di merda, mi ha umiliato un sacco di quelle volte, ho deciso, ok, questo figlio di puttana deve soffrire tante, ma dico tante, 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 tante di quelle volte. Perché mi ha umiliato un sacco di volte, quindi per vendetta voglio umiliarlo. Vai, umiliamolo un'altra volta. E comunque è una goduria immensa quando infatti mi ricordo quando l'ho battuto livello 70, che era un po' più difficile. Mamma mia, che goduria che non mi ricordo, che tipo godevo come un pazzo quel giorno là, qualcosa di assurdo. Ora lo massacriamo per ben 2 volte, tanto è che non è un cazzo. Qua. Questo non posso parlare. Vedete come si massacra? Guarda, vai, ti piace? Ti piace? Figli bucchini, ti piace essere frocio, eh? Vediamo se ti piacciono questi colpi. Cioè, frocio. Che stai facendo? Giro, cosa sto facendo? Aia. Ok, scusa, non volevo provocarti. Stimo quanto lo sto massacrando. A livello critico era decisamente peggio. Mamma mia. Un assurdo. Aia, 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 aia. Aia. Ci dobbiamo un po' riprendere. Vanno a zoccolo. Annazione. Ah, come è bello umiliarti. Picchia, 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 non ci sono problemi, no. Vai, forza. Aia. Comunque questo è stato il primo Kingdom Hearts che ho preso per PlayStation 4. Purtroppo l'errore che ho fatto era quello di prenderlo prima di tutti gli altri. Però qualcosa mi ricordavo di Kingdom Hearts, degli altri capitoli, quindi giocherà questo per PlayStation 4, però non avevo giocato il Birth by Sleep e il Dream Drop Distance, avevo giocato soltanto Recess Memories. No, porca puttana, mi sono torito, non sto vero. Solo Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts Recess Memories e Kingdom Hearts 2 per PlayStation, entrambi per PlayStation 2. Non ho mai giocato al 2.8 Dream Drop Distance, a parte perché c'ero poco aggiornato, però quei titoli sono molto utili per capire il 3, perché altrimenti se giochiamo direttamente a Kingdom Hearts 3 senza aver giocato Birth by Sleep e Dream Drop Distance, e anche il 0.2 Birth by Sleep, dove si gioca soltanto con acqua, non ci mancherà qualche dettaglio che non abbiamo percepito, che non abbiamo visto nei capitoli precedenti, in quei 2 capitoli là. Però per chi ha giocato al Regis Memories 1 e 2, qualcosa saprà. Perché a parte che sono di vitale importanza per capire tutto quanto, cioè, io ho fatto così. Vabbè, io so tutto quasi di Kingdom Hearts. Tanto. Fusione furore? No, la fusione furore! Porca vacca! Fusione furore è quando tipo ti fa il culo e
E poi viene colpito un sacco di volte per questa fusione, l'antisora. Vabbè. Però colpiamolo con l'antisora, no? Poi anche fortissimo l'antisora, veramente uno dei miei, però io preferisco più di più la valore e la fusione limite e finale e l'antisora. Però la finale è bellissima, veramente. Mi piace, vedo un sacco quella fusione. Purtroppo peccato che non c'è l'ultima Arcarum qua, era veramente una figata quella mossa, peccato. Ma qua uccidiamo per la seconda volta Dark Inferno. Ah, a me mi ha umiliato 100 volte, no, non esageriamo, 10 volte e... No, 20 volte, però l'ho battuto già 3 volte e adesso questa è la quarta volta. Vabbè, dai, quanti minuti siamo? 14? Io dico di umiliarlo un'altra volta. Solo per non far durare il video così poco. Comunque a breve porterò anche gli altri boss, tranquilli. Il cimitero di Keyblade. Ah, non so fare tanto la voce di Paperino, però vabbè. Anzi, la so fare, però non è che ho tanta voglia. Comunque, gran pozione. Ok. Questo titolo esiste anche per Xbox One. È l'unico Kingdom Hearts che esiste per Xbox One, insieme al Melody of Memories, che non vi consiglio proprio perché è una merda di gioco. L'unico gioco di merda di Kingdom Hearts. Non ho usato quella mossa. Mamma mia, sono forte. Fai un giro tondo, casca il mondo, casca la terra e tutto giù per terra. È incoglionito qua. Ah, qui bisogna schivare. Ok, perfetto. E torna un mazzo qua. Vaffanculo. Vabbè, tanto. No, la fusione limite! No, la fusione limite, che cazzo sto facendo? Affari in culo. Ok. Ah. C'è anche l'altro. La fusione finale proprio. Cioè, lo umiliamo proprio, lo massacriamo, veramente. Lo massacriamo, non c'è problema, lo massacriamo. Allora, al momento dovrò. All'ultimo momento dovrò premere l'ultimo. L'epilogo, non l'ultimo. L'epilogo dovrò. Ecco, questa parte qua la possiamo colpirlo con qualsiasi magia e qualunque mossa. Però quando è rosso. Non possiamo colpirlo con le magie, tanto vale, perché non fa nessun effetto. Soltanto colpirlo a furia di Keyblade. Ecco, come adesso. Allora, non è ancora rosso. Dovrebbe diventare rosso a breve. Fusione ultima, un'altra volta. Adoro la fusione finale, veramente. Qualcosa di fantastico, bellissimo. Dovrei comprare anche la felpa, perché qualcosa di eccezionale la mossa finale. La fusione lì, è la fusione finale, veramente. Siamo all'antisora. Dai, mamma mia. Come umiliare proprio. Epilogo. E uele. Tutte le moto, tutte le giro. Questo anche per riscattarmi dalle. Per tutte le volte che quel coglione di terra mi ha battuto. Mi ha proprio sfrattato proprio. Vabbè, almeno mi sono consolato con questo. Alzato il morale con questo. Finalmente. E questo, ragazzi, era il boss più facile, il boss segreto più facile di tutti i Kingdom Hearts. Paperino e Pippo che fanno? Abbandonano Sora. Ma che cazzo stanno facendo? No, ragazzi, Paperino e Pippo su YouTube sono certi video che voi non potete neanche immaginare, non solo su Paperino e Pippo, ma anche su altri personaggi, tipo su Kingdom Hearts 3, tipo, oltre a mettere qui i personaggi Disney, tipo Tarzan, Aladdin e bla bla bla,
hanno messo anche Woody, Buzz Lightyear, Toy Story, insomma tutti quelli, non proprio, cioè non proprio tutti quelli della Pixar. Della Pixar stanno allora Toy Story, Toy Story, Monsters and Company, poi hanno aggiunto Rapunzel, che non è Pixar, però vabbè, hanno aggiunto, che altro avevano aggiunto, Big Hero 6, che credo che tutti quanti noi lo conosciamo, che dovrebbe essere un che anzi è un classico Disney uscito nel 2014, Big Hero 6. Ci sono parecchi mondi molto belli che comunque vi consiglio di giocare, quindi vi consiglio di giocare questo gioco qua. E c'è anche Frozen, che hanno aggiunto, anche quello classico Disney. E quest'anno, tra l'altro, quest'anno ci sono la saga di Kingdom Hearts compia 20 anni. Voglio sperare che per il 20esimo anniversario fanno qualcosa di veramente molto fantastico per Kingdom Hearts, cioè 20 anni, cioè 20 anni della saga. Un Kingdom Hearts 4, madonna, io lo voglio subito Kingdom Hearts 4. Se lo faranno, allora difficilmente uscirà per PlayStation 4, perché la PlayStation 4 tra qualche anno farà la fine della PlayStation 2, 1 e 3 sicuramente, e speriamo che, però voglio sperare che faranno Kingdom Hearts 4 per PlayStation 4. La PlayStation 5 uscirà al 100%, quindi non prendiamoci in giro, però ci vuole tempo. Vabbè, qua ci sono i salvataggi, qui finito tutto quanto. Il secondo modalità critica non ne parlo ragazzi, ho parlato della modalità critica che fa bestemmiare, ecco la modalità critica, ci sto giocando pure io, ma ho lasciato perdere perché sono morto un sacco di volte, non ne parlo, veramente non ne parlo, qualcosa assurdo, vabbè, normale. E vabbè, quindi vi consiglio di comprare questo gioco e anche di giocare anche gli altri capitoli, i primi capitoli, insomma, Kingdom Hearts, gli altri capitoli Kingdom Hearts 1, 2, in ordine Kingdom Hearts 1, poi c'è Regis Memories, poi c'è un film che è 358/2 days, poi c'è Big by Sleep, poi il 2, no, c'è prima il 2, poi il Big by Sleep, che è ambientato prima degli eventi di Kingdom Hearts 1, poi c'è il film Recoded, che è un film di merda, però bello il finale, è tanto palloso quel film, che tra l'altro Recoded, che è un film che si può trovare anche a gioco, però per la versione Nintendo DS, che mai giocherò, e poi c'è, dopo Recoded c'è il Dream Dot Distance, che ho citato prima. Poi c'è il 0.2 Beer by Sleep, che ci sarà solo acqua, perché nel Beer by Sleep normale ci sono acqua, terra e Ventus. Nel 0.2, che è il Kingdom, il 0.2, che è il Kingdom Hearts più corto della storia, e che tra l'altro usa il motore grafico di Kingdom Hearts 3, dura pochissimo, dura soltanto 2 ore, cioè finibile in 2 ore. Invece gli altri Kingdom Hearts sono finibili in 10 ore, pensate voi. E l'altro, poi c'era il back over, che non è che tanto apprezzato. Poi alla fine c'è Kingdom Hearts 3 e anche Melody of Memories, che non ne parlo perché fa proprio schifo. Non neanche ho giocato la demo, poi ho disistellato perché questo, ma che cazzo di Kingdom Hearts è questo qua? Gli ho lasciato perdere. Il 4 speriamo che esce veramente. Siamo ormai 20 anni di saga e potrebbe uscire, che ne so, ma forse molto probabile faranno le remastered per PlayStation 5, tipo faranno tutti Kingdom Hearts e li metteranno tutto su PlayStation 5, questo sicuramente, ma penso che sicuramente sarà così. E ma insomma, stiamo aspettando poi per aprire il Pippo, vanno, si muovono. Invece su Kingdom Hearts 1 e 2 non si muovevano così tanto, ma anche negli altri, cioè, guardate che fanno, uno si va per i cazzi loro, uno l'altro sta dormendo. Vabbè. L'altro si è isolato, magari ha preso il coronavirus, quindi Sora andrà in quarantena. E vabbè,
Il video può finire qua. Vi ho spiegato, cioè, insomma, vi ho fatto vedere come si massacra Dark Inferno. E, vi ho parlato un po' di Kingdom Hearts. E ci vediamo al prossimo video, che probabilmente, come promesso, sarà il boss finale di Kingdom Hearts 1, che è Anthem di Kingdom Hearts 1. Poi farò Marluxia di Kingdom Hearts Regis Memories. C'è anche Anthem in quel gioco, che nel gioco di Riku, nella storia di Riku, incontreremo Anthem come boss finale, che potrei anche farci il video, ma è una cazzatina il boss di Anthem di Regis Memories. Invece Marlux, che sono arrivato al livello 99, vi farò vedere come si batte, insomma farò vedere il video, come faccio sempre in solito, di Kingdom Hearts che si battono, cioè che batto i boss. E farò ovviamente anche Xemmas di Kingdom Hearts 2 e anche i boss segreti, quelli battuti e quelli che ancora devo battere in quel gioco. Birba e Sleep non faccio proprio nulla, perché ragazzi, Birba e Sleep, quanti boss difficili, cosa di assurdo, qualcosa di assurdo, manco a parlarne. E poi c'è il Dindal Distance, che di boss segreto ce n'è uno che si chiama Julius, e non ve ne parlo proprio, ci ho provato mille volte, vi giuro che mi ha fatto bestemmiare quel gioco là. Cioè, quel boss segreto, ragazzi, va bestemmiare. Andate a cercare Kingdom Hearts Dindal Distance Julius e vi assicuro che le bestemmie sono assicurate al 100%. Veramente qualcosa di assurdo. Qualcosa di assurdo. E poi c'è anche un boss segreto di Kingdom Hearts 0.2, boss segreto che non mi ricordo com'era, però era un po' più facile, ma è un po' più zoccolone anche quello, ma vabbè. Kingdom Hearts 4 invece non lo so che boss segreto ha, ma sicuramente sarà più... Allora, come ben sappiamo, i primi sono sempre più difficili del secondo, dei successivi, quindi questo, se questa è stata una buffonata, insomma Dark Inferno, se è stata una buffonata su Kingdom Hearts 4, metteranno un boss facile al 100%, tu dici meno una bestemmia e lo batti in 3 secondi, anche se lo giochi lo critico, lo batti semplicemente. Vabbè, e questo è il video può finire qua. Come vi è sembrato questo boss segreto, scrivetelo nei commenti e dite le vostre opinioni. Può finire qua, ci vediamo al prossimo video di Kingdom Hearts, che sarà il boss di Anthem, quello finale, non segreto, finale di Kingdom Hearts 1, poi arriverà Xemmas di Kingdom Hearts 2, anche quello di Marluxia. Ciao ragazzi!